Sicilia, Celano, Fano, Milazzo 1, Melfi 0. Con un gol di Balestrieri alla fine del primo tempo il Campobasso supera quella che era stata la sua bestia nera, la Versa Normanna, ed aggancia il primo posto in classifica. Per i rossoblù si tratta della terza vittoria consecutiva. Il Campobasso 1-0 sulla Versa centra oltre ai tre punti due obiettivi importanti. Il primo posto in classifica, impensabile ad inizio torneo, è ritrovato feeling con i propri sostenitori, ma non con il tifo organizzato. La partita con i campani comunque non è stata entusiasmante, gioco a tratti. Si è fatto sentire l'impegno infrasettimanale e la buona predisposizione tattica e il valore degli ospiti. Lunghe fasi di studio nei primi 10 minuti. Al 12° Variale ha una buona opportunità per portare in vantaggio la Versa. Da buona posizione cicca il pallone. Nei minuti successivi meglio la formazione ospite, anche se il portiere locale non corre pericoli. Al 24° il Campobasso sfiora la segnatura con Altobello, la sua incornata si perde di poco al lato. In chiusura di tempo il rigore per i rossoblù. Danna viene atterrato da Piccirillo, l'arbitro ben appostato non ha dubbi, opta per la massima punizione. Balestrieri dagli 11 metri trasforma di precisione. Dopo 2 minuti di recupero la fine dei primi 45 minuti di gioco. Nella ripresa la prima conclusione della Versa. Marano dal limite dell'area chiama in causa Giuliano che non si fa trovare impreparato. 7 minuti dopo è la volta del numero 8 campobassano Forgione a provare la conclusione. La sua rasoiata è di poco fuori. Sul capovolgimento di fronte Letizia in azione solitaria fa correre un brivido a Giuliano che si salva di piede. Sui piedi di Balestrieri poi la palla per il raddoppio. L'invitante cross di Danna non è sfruttato dal centravanti locale che effettua quasi un passaggio al portiere ospite. Dopo la mezz'ora della ripresa Marzocchi ci prova dal limite dell'area, Giuliano si salva in 2 tempi. Poi una lunga serie di cambi in ambo gli schieramenti e la fine della partita. Abbiamo fatto 3 partite in 8 giorni con un caldo importante, per cui mantenere dei ritmi intensi non è facilissimo, per giunta su un terreno di gioco che non consente poi di sviluppare molto un gioco palla a terra. Però la squadra ha dimostrato ancora una volta di saper stare in campo, di essere organizzata, di avere un'idea tattica, soprattutto però di avere la volontà, la voglia, l'entusiasmo di costruire qualcosa di significativo, visto che quest'anno è un gruppo completamente rinnovato, giovane, ma che ha un grande entusiasmo e che ha in pieno il carattere del suo allenatore. La Serie D parla Molisano, il Trivento batte in casa 1-0, gol di Palumbe si porta al comando della classifica, esploè esterno dell'Agnonese che vince a Reganati ed aggancia al secondo posto.